Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo appuntamento del giovedì 6 ottobre insieme all'oroscopo con Radio.0. Andiamo un po' a capire come andrà la giornata. Un buongiorno intanto anche da me Maria, prima di iniziare al meglio andiamo a capire come saranno queste prossime ore per i nostri 12 segni. Ariete, come sempre siete voi i nostri primi in lista. Sul lavoro in questa mattinata con la luna nel segno amico dell'acquario le vostre proposte non passeranno inosservate, tranquilli, soprattutto per quanto riguarda acutezza e originalità. Una persona o un qualcosa anche che arriva da fuori, da l'oltre confine, potrebbe stuzzicarvi la curiosità e animare la vostra fantasia. Toro, eccoci da voi. Per merito di Urano nel vostro cielo metterete a punto idee stimolanti e nuove, soprattutto sovvertiranno la routine di tutti i giorni tra anche i ringraziamenti dei colleghi, questi non mancheranno. Se con l'estro poi non riuscite a tirar fuori il ragno dal buco, provate a risolvere il problema utilizzando la ragione, è sempre la via più facile, più veloce. Gemelli, assedierete quella certa persona con un corteggiamento serrato, a dir poco. Non potrete neanche pensare che possa essere attratta da qualcun altro. Vi darete poi un grande affare invece per liberarvi da legami che da tempo avvertite come vincolanti e soffocanti. Avete bisogno di un po' di libertà. Cancro, voi date un'occhiata all'alimentazione, in particolare deve essere sana ed equilibrata. Giovane amico infatti potrebbe farvi qualche scherzetto, magari dandovi quella voglia in più di dolce di cui in qualche periodo abbiamo bisogno. Gli amici vi coinvolgeranno nelle loro fantasiose iniziative, antidoto prezioso per sconfiggere la noia questa volta. Leone, per colpa di Saturno opposto, se non vi decidete a selezionare le persone da frequentare vi ritroverete a perdere tempo in legami non adatti a voi, attenti. Con la dolce metà dall'altra parte non scambiate per cruciale una crisi che potrebbe essere solamente momentanea, insomma rimanete sull'attenti ma non esagerate. Vergine, grazie a Mercurio che transita nel segno il vostro spirito di iniziativa va a mille, sappiatelo mettere a frutto nel miglior modo possibile, quando lo avete dovete sfruttarlo insomma. Marte quadrato invece vi stuzzica, non rendete sempre pan per focaccia, se qualcuno dovesse contrariarvi ci sono diversi punti di vista semplicemente. Bilancia, con Venere, Marte e Saturno favorevoli in giornata l'atmosfera di coppia è rassicurante, considerata anche l'ammirabile intesa costruita nella quotidianità, quella che avete creato passo dopo passo. L'intesa affettiva si farà così coinvolgente, tanto da iniziare a pensare a una svolta concreta di vita, verso quale direzione state andando? Scorpione, fidatevi del vostro proverbiale intuito oggi, ma non sottovalutate mai una persona che vi gira intorno e che di primo acchito non vi attrae per niente, a volte il vostro intuito ci azzecca. Occhio agli investimenti poco azzeccati, il ricavato potrebbe essere inferiore alle vostre aspettative e solo lì avreste capito di aver sbagliato, cercate sempre di prevenire. Sagittario, se gli amici dovessero proporvi un viaggio è tempo di accettare, sarà un'occasione per divertirvi e consolidare un annosa amicizia. Con Marte contrario invece attenti a come maneggiate oggetti delicati, oggi potreste essere un po' più irruenti, un po' più distratti del solito. Capricorno, oggi per voi il guizzo arriva nel pomeriggio, grazie alla luna in pesci vi sforzerete per rinnovare modi e atteggiamenti e creerete con il partner una dimensione passionale e gioiosa. Se un conoscente viola invece più volte la vostra privacy, non accettate passivamente, reagite mettendo dei paletti, è importante. Acquario, voi invece date il meglio in mattinata, con la luna in trigono a Marte sarete esuberanti anche dopo magari aver fatto attività fisiche che richiedono sforzo, perseveranza e addestramento, siete pieni di energia. Se il partner vi biasima invece fermatevi a riflettere, vedrete che le sue critiche sono costruttive e preziose, ricordatevi che ascoltare serve, soprattutto se sono persone a voi vicine. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, grazie a Nettuno in congiunzione con il vostro sesto senso che avete sempre molto forte, capterete le esigenze profonde di chi è vicino, darete a ognuno le risposte più adeguate, sarete un po' la guida della giornata. Con Marte ostile dai Gemelli che vi sta alle costole avrete voglia di cambiare un sacco di cose, dovete solo iniziare a capire da dove partire. È tutto quindi in quanto a novità per questo giovedì dal nostro oroscopo, grazie per essere stati ancora con noi, una buona giornata a tutti quindi e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.